Italian Jazz Crea è l'acronimo di Composition Research Europe and America ed è un'opportunità che viene data a giovani compositori di farsi eseguire dei brani in importanti istituzioni estere. Italia Jazz Crea è il lavoro che gli allievi fanno dal punto di vista del biennio accademico di composizione e di arrangiamento jazz. Quindi non portare in giro soltanto i musicisti del St. Louis, ma portare in giro anche i compositori e gli arrangiatori del St. Louis con i loro lavori, i loro prodotti. It's so important for composers to get their music out of a computer, get it off of a paper, score paper, so that they can feel the human expression in the context of live performance, knowing how to rehearse their music, to pull out, to conduct literally the ideas that they want to get from their music, how to convey that to players. This is really tremendous value for these students at the St. Louis School. Tutto quello che ascolterete, composizioni originali e arrangiamenti, sono stati realizzati dai ragazzi del biennio di jazz del St. Louis. Possiamo considerarla una vera e propria eccellenza in Italia. Pensiamo che a St. Louis abbiamo qualcosa come 1800 studenti, ma poi, come in una sezione piramidale, al vertice abbiamo questa nostra punta di diamante, un corso per 6, 7, 8 ragazzi ogni anno selezionati che portano avanti i loro progetti originali. Noi lo facevamo già normalmente a fine di ogni anno accademico attraverso Jazz Factory, ma si è deciso di portare il lavoro che fanno questi ragazzi anche in giro per il mondo a mo' di confronto. Il progetto prevedeva la partecipazione di noi studenti del biennio di composizione e arrangiamento jazz del St. Louis ad alcuni progetti di scambio culturale, se vogliamo chiamarlo così, con altri conservatori europei e non europei. Credo che questi movimenti culturali da una parte all'altra, da un paese all'altro, portano sempre tanta energia e anche tanta crescita perché lo fai in un altro ambiente sociale, hai un altro risultato, un'altra risposta del pubblico e poi si creano questi entusiasmi che fanno crescere sempre, fanno crescere proprio tanto. L'idea di fondo era quella di diffondere al di fuori dell'Italia la nuova musica jazz che viene fuori appunto dai conservatori italiani, in particolare dal St. Louis. La cosa più preziosa del progetto Italian Jazz Crea è stato quello di misurarsi con tante realtà differenti, da un punto di vista culturale, umano, proprio anche geografico, dal momento che ci siamo spostati dal Texas a Pamplona. Questo ci ha dato l'opportunità appunto di metterci alla prova in diversi campi d'azione, che comprendono però tutti lo stesso mestiere della composizione.
già possibilità di collaborare con Girotto, ma l'esperienza del Jazz Crea è stata veramente quasi unica nel suo genere, perché era appunto una collaborazione tra diversi docenti e anche diversi musicisti di estrazione, di background, insomma comunque completamente diverso, perché abbiamo appunto avuto possibilità di collaborare con Ignacia Skunze, con Richard De Rosa, appunto con lo stesso Girotto. Quando mi hanno proposto di tirare fuori brani inediti, ho tirato un po' dei brani inediti, un po' dei brani non suonati, insomma alla fine loro hanno, gli ho dato tanta musica e loro hanno scelto quello che volevano arrangiare. Arrangiamenti di giovani penne, giovanissimi arrangiatori, ricordo Fabio Renzullo, Filippo Minisona, Gabriele Ceccarellis e Luis Ensemble, direttore e maestro Antonio Solimena. Special guest Paolo Fresu. Uno dei primi esperimenti di confronto che abbiamo fatto, sempre nella convinzione che il musicista che si forma in un biennio di alta specializzazione deve confrontarsi con la realtà professionale, è stata quella di far arrangiare ad alcuni allievi del biennio dei brani del repertorio di Fresu. Grazie, buonasera a tutti. Un grande onore suonare con loro. La cosa più interessante è stata misurarsi con un musicista della levatura di Paolo Fresu e quindi vincere anche una sorta di timidezza nell'atto proprio di dover maneggiare quello che era il suo materiale compositivo. Paolo Fresu è un musicista che io ho ascoltato sin da quando ero bambino, sin dai miei primi approcci al jazz, alla musica jazz, proprio perché la sua è una musica che è in grado di arrivare anche ad un ascoltatore non proprio addentro al mondo del jazz. Personalmente quello che mi colpisce più in assoluto della musica di Paolo Fresu è la sua capacità di entrare in strettissima relazione con la musica dei popoli. Io trovo che la musica di Paolo Fresu abbia una fortissima radice popolare. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito, anche perché io stesso sono un appassionato frequentatore delle musiche popolari di tutto il mondo. Thank you.
l'esperienza vissuta a Pamplona è stata un'esperienza ricca di colore, di ospitalità, di partecipazione. Abbiamo trovato una struttura che ci ha accolto a braccia aperte, una big band che è stata egregiamente preparata dal mio collega Iñaki Ascunze, che poi è stata diretta dai ragazzi che hanno curato gli arrangiamenti di Javier Girotto. Tenemos que hablar de algunas cosas pequeñas de detalles. Larga, corta, acentos, accenti, sí, accenti, un poco perfeccionar. Sí, backgrounds. Para mí. A veces mucho background. Para mí. Yo ya desde hace años trabajo en varias cosas. En este conservatorio, el Conservatorio Superior de Música de Navarra, armonía, arreglos, composición, Big Band especialmente. Compongo para ese grupo, para la Big Band del Conservatorio de Navarra, y esto me da muchísimo trabajo, pero me da mucha satisfacción también y me parece muy, muy creativo, ¿no? En el conservatorio hay un programa Erasmus que nos permite la posibilidad de salir a diferentes países europeos, ¿no? Bueno, en un momento entré en contacto con esta escuela que ya conocía, una escuela muy famosa, en Roma, St. Louis College of Music. Antonio me invitó a conocer los alumnos de su clase y yo me quedé absolutamente estupefacto, a ver, del nivel que había allá. De verdad, de los sitios que yo he conocido, el mejor. Cioè, quasi meglio del livello professionistico è stato. Per quindi questi ragazzi che hanno scritto, hanno arrangiato musica mia, sinceramente no, l'aspettativa, non mi aspettavo questo risultato. Tanta passione, tanta curiosità, perché molti brani di questi a volte li portava fuori da quello che loro conoscono nel mondo del jazz, quindi li ho portati un po' fuori a cercare, a informarsi su ritmi che non sarebbero mai arrivati, magari come il joropo venezuelano, come qualche tango, qualche vals peruviano, insomma cose del genere. Quando messi di fronte alle sue composizioni ci siamo trovati ad affrontare una musica che traeva le sue origini da tradizioni popolari che non ci appartenevano, che non conoscevamo. Ovviamente quando si tratta di arrangiare un brano di un musicista come Javier Girotto, la cosa con cui siamo dovuti confrontare è stato l'aspetto ritmico principalmente. Io inizialmente sottoposi a Girotto, mi ricordo, una prima tranche, diciamo, dell'arrangiamento, e lui cominciò a darmi dei consigli sul ritmo, su quello che la batteria avrebbe dovuto fare. E infatti il pattern di batteria si basa su una cosa che lui suonava tamburellando sul piano, che poi è stata trasportata sulla batteria e che poi è diventata quella ufficialmente. (Musica)
trovato una big band formata esclusivamente da giovani studenti, che suonava molto bene, che poteva vantarsi di 3 mesi di prove. Questa cosa ci ha sorpreso moltissimo, ci ha fatto sentire lusingati in un certo senso, e quindi ha reso anche molto più semplice la comunicazione e alla fine il risultato ottimo che è stato raggiunto. Javier sí que la conozco, es un saxofonista que yo conocía de la época la de Berkeley, vueltas que da la vida, es un músico muy muy especial, muy visceral. Entonces dije que sí, lo que pasa que cuando ya vi los temas y empecé a prepararlos yo mismo, los temas en qué consistían, pues vi que todavía era más interesante de lo que ya me imaginaba, ¿no? Así que fue realmente un placer el prepararlos, el ensayarlos con los alumnos aquí de la Big One, y recibir a todos los músicos italianos, Javier incluido y Antonio incluido, recibirles en noviembre pasado para tocar toda esa música. Fue una experiencia fascinante. Anche a me, che sono stato ospite, che magari viaggio tanto all'estero, però averlo fatto con ragazzi giovani che hanno arrangiato musica che io avevo composto, musica che non avrei mai suonato, a volte perché scrivo a raffica e a volte molta musica non la suono, la scrivo e la tengo lì. Participación consistía en ensayar esos temas con la Big Band de aquí del Conservatorio de Navarra para hacer un concierto en el cual vendrían los propios compositores y Javier para tocar todo ese repertorio, ¿no? Grazie a Iñaki Azcunze siamo riusciti a creare un clima molto piacevole, grazie soprattutto al fatto che ha preparato l'orchestra per noi, dandoci l'opportunità di dirigerla. Si è ricreata una situazione professionale a tutti gli effetti. Scrivere per un autore che è vivente e che ti dice se quello che stai scrivendo rappresenta e quanto rappresenta l'idea dell'autore stesso. È un confronto professionale abbastanza raro e direi molto molto prezioso. C'è stato un lavoro che era appunto il lavoro di composizione di Girotto, insomma, che è stato in qualche modo reinterpretato, perché l'arrangiatore reinterpreta in qualche modo grazie anche al suo background musicale e si integra con quello che è il pensiero musicale dell'autore. Quindi c'era un lavoro comunque anche di Iñaki Azcunze di reinterpretazione da direttore del lavoro che era stato fatto da noi. Quindi è venuto fuori alla fine un risultato secondo me molto valido, anche grazie al lavoro e al background musicale di ognuno di noi, e questa è un'esperienza in qualche modo impagabile. Abbiamo trovato sicuramente un bell'ambiente al di là di tutto, e
umanamente gli spagnoli sono estremamente amichevoli, estremamente affabili, per cui quello è stato sicuramente d'aiuto. La musica è la vita è la musica. Siempre hay un montón de cosas que podemos hacer y tenemos que elegir por dónde ir. Nunca sabrás realmente si hubieses ido por otro camino qué es lo que hubiese pasado. Pero lo fundamental es que te guste el proceso de esa elección, que te divierta, que te llene, que te canse también, que te moleste, que te enfade, pero que te conmueva. Mantener esa energía y esa ilusión es lo más importante para un músico y para cualquiera. Ese es mi mensaje. E questo è chitarristico proprio. Figo, figo. Suona proprio. Ma Riccardo suona sempre, sì. No, ci sentite io. Dai, non so. Questa, allora, sai che ti devi sentire? Breathe in the air dei Pink Floyd. Ignachi, Javier Girotto, i ragazzi, io, tutte le persone che hanno partecipato a questo evento hanno avuto tutti nettamente la sensazione che fosse una festa, una grande festa della musica. Avevamo quasi completamente dimenticato lo spirito didattico scolastico, è essenzialmente diventato qualcosa che stava al di sopra di questi elementi così di quotidianità didattica, ma arte che diventava condivisione e bellezza della condivisione. Ragazzi, vi posso dire una cosa, volete vedere un semaforo napoletano? Venite a vedere il semaforo. Questo è il semaforo più napoletano che abbia mai incontrato. Dice uè, dice uè, abbi pazienza, qui sei proprio in Furcella. Sì, una cosa. Dopo aver ospitato il grandissimo Richard De Rosa qui a Roma a dirigere la St. Louis Big Band, abbiamo provato a vedere se lui era interessato ad invitare un paio dei nostri allievi presso la Università del North Texas. Ebbene, l'invito è andato in porto e due allievi del biennio sono stati ospitati per una settimana da questa struttura prestigiosissima. L'esperienza del Texas la ricordo come
un vortice, un turbine di studenti e insegnanti che correvano da una lezione all'altra, da un posto all'altro, da un ristorante all'altro. E sicuramente l'esperienza del Texas è stata preziosa proprio per la diversità della cultura che abbiamo trovato. Ci siamo trovati di fronte a una realtà di estrema dinamicità. Stiamo parlando di una delle migliori università degli Stati Uniti per quel che riguarda l'insegnamento del jazz e della musica in generale, una facoltà che da sola conta, se non sbaglio, 5.000 studenti. Denton, questa piccola cittadina del North Texas, in realtà è essenzialmente questa grande università. This is a really exciting place to teach. Great students, a high level of musicianship, and the community has also got a lot of jazz professional activity going on. Professor Solomani is their teacher. He runs the composition and arranging program. And Mancia is in charge of all the international relations, so. One, two, three. That's the high point. Right? Abbiamo trovato una grande attitudine alla pratica orchestrale, che è una cosa che qui c'è molto meno, soprattutto per quel che riguarda l'orchestra jazz. Nell'Università del North Texas esistono 9 big band che provano ogni giorno. La 1 o'clock club band, per esempio, prova all'1, la 2 o'clock prova alle 2 precise. Hanno un'ora a disposizione per provare e allo scadere dell'ora, qualche minuto prima, l'orchestra si alza e arriva la successiva e in pochi secondi sono pronti a suonare. Una formazione che lascia il passo ad un'altra formazione con un ordine e una disciplina che lasciano veramente senza fiato. Pazzesca, musicisti straordinari, il jazz si sente che è la loro tradizione, la loro musica, è come se per noi fosse il nostro rapporto con la musica classica. Big band music was created in America. And we're one of the top schools in the world for big band music. So this is an ideal place for these composers to really kind of experience what we do here at UNT on a daily basis. Noi ci siamo trovati di fronte a musicisti giovanissimi, tutti tra i 20 e i 21 anni, e suonavano tutti come studenti molto avanzati. Pensiamo che dalla Università del North Texas è venuta fuori tutta la formazione degli Snarky Puppy, questo per far capire come è una realtà moderna, attuale e a passo con i tempi. Tutto ciò che accade di nuovo in queste facoltà diventa già materia di studio accademico. Questo negozio è troppo piccolo per tutte e due. Vengo.
Before you enter, you have to read my jokes. Albert Einstein, theory of relativity. Yeah, I'm there. A man plays drum kit for an hour. Seems like a minute. He talks with the lead guitarist for a minute. It's longer than any hour. Dal punto di vista strettamente musicale abbiamo avuto la fortuna di avere un mentore come Richard De Rosa, che è un musicista di una levatura immensa. E non solo, è anche un eccellente didatta. In cases like that, like this, you may divide the section in any case, of course. You don't have just two voices. Right. Okay. Yeah, you can still divide. Okay, okay, okay. You know, if you have electric guitar and you've got keyboards. Una delle cose più belle che abbiamo fatto all'Università del North Texas è stata la lezione privata con Richard De Rosa. What the composers are also learning how to do is to work with MIDI, essentially computer-generated music, which has become a requirement for all composers that function, not necessarily in the jazz world, although that it has its benefits as well. I've certainly used MIDI as a way to create accurate demos for performers to practice to. Abbiamo fatto ascoltare a Richard dei nostri lavori e io sono tornato con 3-4 pagine di quaderno fitto d'appunti molto molto interessanti, molto che andavano sul punto di quella piccola imprecisione che non sapevo come migliorare, e lui dava il consiglio a cui nessuno di noi aveva assolutamente pensato, che era assolutamente puntuale. My idea was to keep it very quiet, very atmospheric, you know? Okay. And then suddenly, bow, bow. That was my idea. Okay. So maybe that would be something that could be conveyed on paper as well. You could even say like no crescendo into the thing. Richard De Rosa l'ho conosciuto sempre qui al St. Louis ed è stata un'esperienza veramente straordinaria. Strano a dirsi, ma si impara come arrangiatori tantissimo vedendo la direzione d'orchestra di musicisti, insomma, di quello spessore. Perché il modo di rapportarsi con l'orchestra, il modo di ascoltare e di farsi ascoltare, di parlare con pacatezza ma riuscendo ad ottenere un'attenzione straordinaria dai musicisti, è veramente probabilmente una caratteristica solo dei grandi. Richard De Rosa si è trovato di fronte a un'impresa non facile: suonare 3 nostre composizioni nello spazio di 3 ore di prova. Il risultato è stato oltre ogni aspettativa. Well, it's been a lot of fun to have my friends from the St. Louis College of Music in Rome. We're going to play one composition called I'm Still Here, Don't You See? And that's going to be by Gabriele Ceccarelli, who's right there. Io ho scelto di comporre un brano che si intitola I'm Still Here, Don't You See, che è scritto apposta per l'orchestra della UNT, in cui mi sono divertito a, per certi aspetti, parodizzare il linguaggio tradizionale della big band, restando però all'interno di quel linguaggio. È stata un'esperienza interessante. L'esperienza in Texas è stata molto, molto importante. Innanzitutto perché hanno avuto la possibilità di avere a che fare con un arrangiatore, con un compositore fra i migliori negli Stati Uniti. Peraltro lì hanno avuto la possibilità di farsi eseguire i brani da una delle big band dell'università. Il livello è veramente molto alto. Fra l'altro hanno avuto un ottimo riscontro, questi brani sono stati molto, molto apprezzati. This is specific? Right. Nel concerto finale del Texas ho avuto l'onore di vedere uno dei miei brani, Pacific Palisades, diretto dal maestro Richard De Rosa. Era un brano che avevo scritto inizialmente per il Jazz Factory, che era venuto pochi mesi prima, e che ho riadattato per la formazione della 3 O'Clock La Band. The composer's name is Filippo Minzoni.
But thanks, it's nice. I like it a lot because it doesn't. I'm so feel glad like to realize your desires. Yeah, so. But it doesn't feel like it's in four, which is kind of cool. We talked about that. Yeah. It's like four plus two. Yeah. Actually. Yeah. I should switch every bar. Yeah, that it's would it's be. It's four, then two, then four, then two, then four. Yeah, that would be too much. That would be. It's good the way it is. Mm. Yeah. Cool. Well, I'm gonna get out of here, but I'm looking forward to playing it. It's a pleasure. Yeah. Bye. Goodbye. This is introduction. Yeah. Right? Really nice. It's got more of a background status in a good way. My love is that maybe if I double this phrase with the baritone sax, it will be too much. It could be. Well, heavy. It can. I mean, and baritone sax is less delicate there, you know. We don't mind that. It does. See, this sounds by itself. It sounds hollow. Yeah. Okay. Now it doesn't. Uh huh. See what I mean? Yes. Okay. Okay. Abbiamo avuto la possibilità di verificare, di sperimentare come funziona quel sistema, quali sono le differenze rispetto a quello che per esempio succede in Europa. So it was a wonderful experience for them to talk to the students, for the students to meet these composers, for them to play this music, for the composers to hear the music, and I think just generally, culturally, for people from opposite sides of the world to realize how much more in common we have than differences. Un'esperienza che ha formato in maniera, credo, straordinaria i giovani musicisti che sono venuti con me, ma devo dire la verità, ha segnato fortemente anche me. È stato veramente un onore vedere Richard De Rosa dirigere i nostri brani. È stato bello. Adesso torniamo in hotel e ci spacchiamo. Osservando come lavorano questi personaggi, come Iñaki Ascunze, come Richard De Rosa,
come Paolo Fresu. Abbiamo potuto imparare molto noi personalmente. Progetti di questo tipo sono importantissimi anche perché, diciamo, lo studio della composizione jazz rispetto per esempio allo studio di uno strumento è uno studio che non dà dei riscontri immediati. Ovviamente è più difficile che vengano eseguiti dei brani prima che uno diventi professionista, per cui la possibilità di farsi eseguire la musica, comunque di avere contatti con realtà così importanti per un giovane compositore è essenziale. Questa esperienza mi ha permesso di trovarmi proprio in contatto con una realtà molto diversa da quella che è la scuola. Quindi ci ha messo di fronte proprio ad una crescita, soprattutto di sicurezza personale. È stata un'esperienza che senz'altro ha cambiato anche il modo di vedere a questo mestiere. Io personalmente, quando sono entrato qui a fare questo corso di composizione, vedevo il mestiere della musica quasi singolarmente come performance, come performer anche, come strumentista. E diciamo che intrapreso questo percorso qua, in un certo senso non si torna più indietro, cioè ci hanno mostrato un lato della musica, che è quello della composizione, dell'arrangiamento, che è troppo affascinante per essere lasciato a se stesso, che quindi per forza di cose si sente la necessità di coltivare. Deve essere così, secondo me, perché se non studi, se non hai quella passione di crescita continua, diventa un lavoro come qualunque altro, insomma, quindi lì perde un po' il fascino.